Allora, chiedo ai consiglieri di prendere posto. Prima ancora di aprire la seduta faccio presente, ancora non siamo in apertura, volevo comunicare che mi è stato riferito qui dall'operatore di Liberi TV, per chi fosse interessato ieri, disponibile il video sui loro canali della seduta comunale di ieri relativa all'evento appunto del rastrellamento del Quadraro, visto che è una cosa che riguarda la nostra zona. Per chi fosse interessato, questa è solamente una notizia di servizio che mi hanno chiesto di dire, non c'entra niente con la seduta, quindi lo faccio prima di aprire ufficialmente i lavori, perché so che molti erano interessati, quindi ho preferito dirlo. Allora, invece adesso apriamo la seduta di oggi e lascio la parola subito al direttore per fare l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Giuliano, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, apriamo la seduta, abbiamo 17 presenti e 7 sono assenti, più la Presidente, e ci sono 5 giustificati e sono Ariano, Carlone, Gugliotta, Gunnella e Rinaldi. E apriamo quindi la seduta e passiamo al primo punto dell'ordine dei lavori. Ah sì. Giustissimo, gli scrutatori prima, visto che ci saranno poi espressioni di parere. Allora, gli scrutatori di oggi sono non sono quelli di ieri, ma sono indecisa oggi. La consigliera La Zazzera, la consigliera De Chiara e la consigliera Vitrotti, tre donne. Allora, il primo punto dell'ordine dei lavori di oggi. Abbiamo l'interrogazione numero 11/2017 a firma dei consiglieri Vitrotti, Stelitano, Ciancio, Biondo e Gugliotta, avente ad oggetto partecipazione del Municipio VII all'avviso pubblico della Regione Lazio per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Prima di lasciare la parola al relatore, intanto ricordo i tempi, ci sono 5 minuti di intervento per l'illustrazione dell'interrogazione, 10 minuti di risposta dell'assessore e ci sono 3 minuti di replica del consigliere che ha presentato l'interrogazione o chi relaziona. La parola alla consigliera Vitrotti.
Grazie Presidente, Assessori, sarò veramente molto breve perché l'interrogazione che abbiamo presentato è relativa appunto alla partecipazione del Municipio all'avviso pubblico che era stato pubblicato e con scadenza il 10 di febbraio scorso proprio sul contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Era un bando particolarmente interessante proprio perché si rivolgeva in particolare proprio tra i soggetti proponenti, erano previsti anche i municipi. Non sto ovviamente qui a specificare l'importanza ma anche diciamo, la volontà da parte della Regione di voler dare avvio ad una fase di contrasto attivo anche all'interno delle realtà locali, quindi non solo inserendo il comparto scolastico ma anche appunto le realtà più amministrative, quindi a questo scopo aveva appunto inserito i municipi come enti proponenti. Il gruppo del Partito Democratico aveva in merito a questo anche presentato una mozione che però preso atto tra l'altro all'interno di una discussione che c'è stata in una capigruppo appunto della direttiva di giunta numero 4 che aveva avviato tutte le procedure per alla direzione ovviamente socioeducativa di questo municipio proprio di predisporre quelle procedure amministrative necessarie per lo sviluppo della proposta progettuale da presentare, ovviamente il Partito Democratico, preso atto di questa volontà, ha deciso di ritirare l'atto. Quindi semplicemente ad oggi si richiede se il Municipio Roma 7 ha partecipato a questo bando e soprattutto ci interesserebbe sapere con quale azione progettuale. Grazie. Sì, Assessore. Allora, no, mi fa particolarmente piacere rispondere su questa cosa perché effettivamente avevo seguito abbastanza da vicino, ancora prima che la Regione poi pubblicasse l'avviso, la questione di questa legge che la nostra Regione ha emanato a proposito del contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, per cui ero anche in contatto con l'ufficio regionale che si occupava poi per la parte politica di gestire questa parte. Purtroppo quando è stato presentato l'avviso effettivamente era immediatamente prima delle vacanze di Natale e quindi abbiamo dovuto attendere che riaprisse l'attività dopo le vacanze natalizie per poter instaurare tutti quanti i contatti del caso. E abbiamo anche predisposto il progetto, ma per motivi burocratici legati proprio all'invio del progetto stesso, c'erano delle questioni, siccome appunto era congegnato soprattutto per altri enti, ma c'era una particolarità del municipio che non si è riuscita a dirimere in tempo, ma con il direttore abbiamo adesso capito, con l'aiuto anche degli uffici della Regione, qual è il canale giusto, per cui presenteremo il progetto alla prossima annualità perché il finanziamento è pluriennale e quindi nello specifico credo che ripresenteremo esattamente lo stesso progetto, magari anche arricchendolo, visto che avevamo avuto il contatto con diverse scuole. Noi l'avevamo presentato a tutte le scuole del territorio, alcune avevano aderito già in proprio perché le singole istituzioni scolastiche potevano partecipare, altre invece hanno aderito con noi e in più avevamo anche raccolto altre adesioni da manifestazione di interesse di istituzioni comunque pubbliche, ma non avendo fatto in tempo a presentarlo, ritenendo che comunque il progetto sia assolutamente valido, lo ripresenteremo. Nel frattempo stiamo cercando con i finanziamenti della 285 di orientare anche con il nuovo ufficio di piano sociale municipale alcune azioni proprio al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, visto e considerato che è un fenomeno preoccupante e crescente e che tra l'altro assume tutta una serie di sfaccettature sempre più difficili anche da intercettare e da contrastare. Lascio adesso la parola alla consigliera Vitrotti. Sì, innanzitutto ringrazio l'assessore per la risposta. In realtà non è questione di essere soddisfatti o non soddisfatti, il problema è che siamo un po' dispiaciuti perché è ovvio che è una opportunità che in realtà il municipio non ha saputo cogliere. Poi se questo è dovuto a dei motivi burocratici, non è proprio
diciamo, di grande interesse, quindi nonostante lo sforzo, da quello che ho capito comunque ad oggi, quindi non parteciperà a questo municipio e si avvarrà forse la possibilità di parteciparvi al prossimo bando. Il dispiacere è non solo per il fatto, insomma, in sé, ma anche perché quando appunto ci viene anche sostenuto che poi l'aula non deve esprimersi invece per dare mandato, invece tante volte può rafforzare questo, lo strumento, l'approvazione di un atto, invece può aiutare l'amministrazione a forzare anche su un percorso che può risultare più o meno di difficile soluzione. Che questo sia avvenuto proprio sotto il periodo festivo, diciamo, ecco, è un'altra motivazione che, diciamo, non ha un grande interesse, perché, diciamo, così messe insieme non siamo riusciti per motivi burocratici, non siamo riusciti perché ci trovavamo un po' ristretti con i tempi, diciamo, in realtà non è una risposta che ci può soddisfare. L'unica diciamo, consolazione è quella di aspettare il prossimo bando con forse la possibilità di aver chiarito insieme agli uffici, alla parte amministrativa, quali sono i problemi, e quindi, diciamo, di ringraziare nuovamente, se ci sarà la possibilità da parte della Regione Lazio, di poter approfittare come municipio a questa nuova pubblicazione, all'eventuale nuovo bando. Per il resto, diciamo, non abbiamo elementi per poter dire altro, purtroppo. Allora, passiamo al punto successivo dell'ordine dei lavori di oggi. Allora, tanto per cominciare, c'è un emendamento, intanto lo leggo. La proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Stefano e Zotta, avente ad oggetto linee guida del regolamento disciplinante il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale. C'è un emendamento aggiuntivo presentato, sono state fatte le copie? Sì, sono disponibili. È un emendamento aggiuntivo al parere. E c'è anche una richiesta di poter derogare ai tempi diciamo, che sono dovuti per la relazione sull'atto, e il consigliere Giannone, che immagino sarà quindi il relatore, chiede di poter estendere come l'articolo 61,2 del regolamento municipale, di estendere il tempo a disposizione. Da regolamento, sapete che, insomma, il massimo è 30 minuti, speriamo che non li voglia prendere, utilizzare tutti, quindi le concediamo la deroga. Sì, ha copiato. Grazie Presidente, ma spero di riuscire a descrivere l'atto anche in minor tempo, però siccome abbiamo fatto un lavoro abbastanza articolato in commissione, sia quinta sia terza mobilità, sia poi in congiunta, insomma, volevo avere un po' il tempo per illustrarlo. Allora, questa è una proposta di deliberazione che ha come fine quello di stabilire linee guida per un regolamento relativo al servizio di trasporto scolastico. Il trasporto scolastico è un servizio diciamo, che il Comune mette a disposizione dei propri utenti, anche in ottemperanza a quella che è una legge regionale dell'obbligo, relativamente all'obbligo dell'obbligo scolastico, e pertanto fino ad oggi questo servizio veniva, diciamo, regolamentato attraverso delle circolari che di volta in volta gli uffici, il Dipartimento Servizi Educativi emanava anno dopo anno, per cui c'era anche una sorta di variabilità e di, diciamo così, discrezionalità degli uffici nel produrre le regole per poter accedere al servizio. La Commissione Capitolina undicesima, insieme a quella della mobilità, quindi i consiglieri presidenti Stefano e Zotta, hanno presentato queste linee guida di regolamento proprio per disciplinare in modo più
quindi più preciso il servizio, e per dare modo anche alla parte politica di dare le indicazioni giuste affinché questo servizio potesse essere erogato nel rispetto appunto di una linea politica complessiva. Allora, noi abbiamo lavorato in commissione chiamando anche gli uffici, in particolare l'ufficio trasporto scolastico, che si occupa di fatto della parte di raccolta delle iscrizioni e in qualche modo fa anche del lavoro insieme a Agenzia Mobilità, comunque dipartimenti, per la predisposizione annuale del piano del trasporto scolastico, e insieme abbiamo anche voluto invitare un assistente sociale relativamente al servizio disabili, perché il trasporto scolastico è articolato in due servizi, uno per i normodotati che consta di linee dedicate da punti di raccolta verso la scuola, verso un specifico istituto e il ritorno, e poi verso i disabili per una categoria di alunni più ampia, includenti anche ragazzi delle scuole secondarie superiori. Quindi abbiamo voluto sentire, rendendoci insomma conto della tipologia di servizio, abbiamo voluto comunque sentire gli uffici sia trasporto per capire come venisse svolto, se ci fossero delle criticità che potevano essere proprio in questa fase di regolamentare da recepire, e anche l'assistente sociale per capire anche aspetti più legati relazionali con le persone trasportate, i disabili, che sappiamo essere individui molto, molto delicati. Per cui abbiamo sostanzialmente ci siamo trovati d'accordo nella impostazione del regolamento, che tutto sommato abbiamo notato porta dentro in un regolamento quella che sono ormai lo stato dell'arte, quindi le circolari. Abbiamo però voluto aggiungere alcune osservazioni, le trovate in calce alla delibera, sembrano essere un numero consistente, secondo me solo perché essendo la prima versione di un documento, quindi mai fatto prima, chiaramente ha bisogno di verifica sul campo e quindi di interlocuzione con i municipi attraverso appunto queste osservazioni. Noi non abbiamo lesinato a darle, perché secondo noi è importante avere un regolamento, e avere un regolamento che colga tutti gli aspetti specifici anche di quelle che sono le peculiarità di ogni singolo territorio e realtà. Sostanzialmente io adesso non vi leggerò il regolamento che avete avuto, non vi rileggerò il regolamento che avete sicuramente avuto modo di leggere quando è stato inviato dall'ufficio consiglio, ma volevo semplicemente soffermarmi su quelle che erano le nostre osservazioni principali. Naturalmente abbiamo sostanzialmente rilevato che rispetto a come ad oggi viene erogato il servizio, ci sembrava utile che il servizio di trasporto scolastico che viene avviato in contemporanea all'apertura della scuola secondo il calendario regionale, venisse in qualche modo, raccogliesse anche quella che è l'autonomia scolastica e quindi la possibilità della scuola di anticipare l'apertura. Chiaramente ciò dovrà essere fatto concordato con gli uffici municipali, proprio per poterne avere contezza e permettere l'organizzazione del servizio. Però riteniamo che come indicazione politica quella di dover raccogliere quella che è il concetto di autonomia scolastica e riportarlo anche in un servizio che tutto sommato viaggia di pari passo. Abbiamo tolto poi all'articolo 4 il comma 4.c, che ci sembrava essere un po' troppo
riduttivo, cioè quello di non prevedere il servizio di trasporto pubblico locale nel caso in cui ci fosse un trasporto parallelo per gli studenti. Abbiamo voluto enfatizzare ciò che normalmente accade durante la fase iniziale del tutto il processo di pianificazione e quindi la realizzazione del piano del trasporto scolastico e le sue successive modifiche, inserendo anche una dicitura esplicita sull'intervento dei municipi in questa pianificazione. Visto che di fatto avviene, abbiamo comunque voluto esprimere questo concetto anche in modo chiaro e esplicito appunto nel regolamento stesso. Abbiamo voluto anche evidenziare che l'accompagnamento è un'attività che viene fatta sia in salita che in discesa, ma soprattutto deve prevedere l'accompagno dei ragazzi fino all'atrio della scuola, perché abbiamo capito che potrebbero esserci dei fraintendimenti o meglio delle situazioni non ben codificate nel momento in cui l'accompagnatore al pulmino si limita a dare supporto ai ragazzi nella discesa e nella salita e poi nella situazione in cui il personale scolastico è autorizzato ad arrivare fino all'atrio, quindi quelle situazioni in cui nel mezzo c'è un tratto di strada da percorrere non veniva esplicitamente spiegato cosa dovesse succedere a questi ragazzi. Quindi abbiamo voluto comunque inserire questa specifica per rendere molto chiaro le responsabilità di chi siano nel momento in cui il bambino, il ragazzo scende dal pulmino e arriva a scuola. Abbiamo voluto anche aggiungere una parte relativa alla formazione del personale, a bordo, quindi accompagnamento e comunque in genere tutto il personale, visto che è un momento in cui il momento del trasporto è un momento abbastanza critico, si possono accadere delle situazioni impreviste. Allora il personale che accompagna non deve solamente, secondo noi, avere la responsabilità di vigilare che i bambini stiano seduti, legati, ma in qualche modo deve essere in grado, in situazioni di emergenza, di poter dare una mano concreta. Quindi una formazione specifica su, per esempio, quelle che sono il pronto soccorso, anche semplicemente nel caso dei disabili avere una sorta di formazione su come interagire con, dicevo prima, individui che sono individui speciali, quindi bisogna saperci fare con questi ragazzi per evitare che possano poi avere reazioni non controllate in situazioni particolarmente critiche che possono accadere durante un trasporto. Abbiamo voluto anche inserire la possibilità di inviare le richieste di iscrizione al trasporto disabile, che attualmente avviene mediante consegna manuale della documentazione legata alla... Che succede? Sì, scusate, posso? Quindi abbiamo voluto anche inserire la possibilità di inviare la documentazione cartacea anche mediante file via mail, quindi in particolare via PEC, in modo da garantire sempre l'ufficialità della richiesta e evitare che genitori seguire queste persone, quindi con tanti affanni riuscire a mettere insieme le varie vicissitudini della propria vita, possano avere almeno in questo piccolo in questa piccola modalità un giovamento concreto. Prendo un attimo gli appunti. Sostanzialmente abbiamo voluto esplicitare la possibilità di rendere evidente la decadenza del servizio da parte di
fruitori del trasporto disabile nel caso in cui non vi ne sia più necessità, per cui attualmente avviene in forma più o meno tacita, nel senso che i disabili, il trasporto disabile non è a pagamento, per cui quando non se n'è più bisogno, talvolta abbiamo capito che i genitori semplicemente non mandano più i figli. Questo però potrebbe creare dei disservizi e quindi abbiamo voluto in qualche modo rendere evidente questa situazione. E dunque, poi abbiamo voluto anche inserire, scusate, quindi nel caso in cui il trasportato non sia presente per più di 15 giorni in modo non giustificato, cioè se la famiglia non informa, diciamo, abbiamo dato suggerimento agli uffici di poter assumere chiaramente non interesse, e quindi questo significa eventualmente mettere a disposizione il servizio per altre richieste. Abbiamo voluto esplicitare anche il fatto che il municipio, cosa che attualmente fa, raccoglie settimanalmente le presenze degli utenti e quindi in qualche modo deve tenere un po' sotto controllo il servizio stesso. È un qualcosa che in realtà l'ufficio trasporto già fa, ma secondo noi era utile che venisse esplicitato in un regolamento affinché tutto il servizio fosse ben codificato. E abbiamo voluto inserire l'articolo 12 che prevede anche particolari, diciamo, sanzioni per o comunque comunicazioni verbali verso le famiglie i cui trasportati possano avere atteggiamenti poco consoni. Abbiamo dovuto anche inserire una clausola diciamo simmetrica rispetto a quello che è il personale, quindi anche il personale secondo noi deve mantenere un comportamento, diciamo, corretto all'interno del pulmino. Ovviamente probabilmente nel regolamento non era scritto, si dava per scontato, ma in certi casi è meglio esplicitarlo. Poi per quanto riguarda poi la parte di quote contributive, abbiamo voluto esplicitare anche che il servizio, quindi abbiamo voluto in qualche modo aggiungere delle clausole, degli articoli relativamente alla questione delle morosità. Probabilmente non è un problema molto rilevante, ma comunque è bene che un servizio così delicato debba essere nelle forme, nelle misure previste sia dal regolamento ma poi dalle delibere associate, essere, diciamo così, pagato proprio per la sua valenza sociale. Infine abbiamo voluto anche inserire un nuovo articolo relativo alle verifiche di funzionalità del servizio. In particolare ci farebbe piacere anche avere dei ritorni sulla qualità del servizio mediante eventualmente la somministrazione di questionari, al fine di poter anticipare possibili problematiche che dovessero rilevarsi in corso del servizio e che magari non sollecitate potessero passare sotto gamba, ecco. Quindi abbiamo voluto dare il nostro contributo concreto proprio perché crediamo che un regolamento si fatto possa migliorare la qualità del servizio. Io non so se il Presidente vuole che io spieghi anche l'ultimo punto. No, volevo anche cogliere l'occasione a questo punto, se lo ritiene opportuno, di spiegare anche l'emendamento che abbiamo visto che è correlato, sì, un emendamento specifico sempre alla delibera di espressione parere. Posso, o come volete, se no finiamo qui per la discussione. Sì, l'emendamento è uno solo, in genere l'emendamento si presenta alla fine della discussione, ma se vuole presentarlo adesso, se ci sono problemi, se viene presentato adesso e si fa una discussione unica. Allora, lo presento e questo è un... Mi scusi, Presidente, sì. Ma tutte le aggiunte che ha fatto e ce le ha raccontate finora
fanno parte di emendamenti o sono aggiunte? Sono le osservazioni che abbiamo fatto. Allora, è un, non è un emendamento. Allora, questa è un'espressione di parere, quindi sono tutte osservazioni. E adesso l'emendamento non è sull'atto, ma sull'espressione di parere. Quindi è un, aggiungere un'ulteriore osservazione da quello che capisco. Allora, poi, per correttezza, mi scusi, Presidente, sì. Era abrogativo o no aggiuntivo questo che c'hai? È aggiuntivo, bisogna aggiungere un'altra considerazione, un'altra osservazione. No, non si può cambiare l'atto, si può solo dare un parere ed esprimere delle osservazioni, non sono permessi emendamenti all'atto, quindi è aggiungere un'ulteriore osservazione. No, cancellavamo tutto l'articolo. No, è un... Sì. No, questo è un emendamento che viene aggiunto alla delibera di espressione parere, nel senso che viene aggiunta un'osservazione. Quella, l'osservazione è un'osservazione. Vi prego, non facciamo. Allora, io credo che sia abbastanza chiaro, no? Un emendamento ha un parere espresso, non è un emendamento sull'atto, quindi. Il consigliere Giannone ha presentato tutta la serie di osservazioni, se non c'è nessun problema può presentare anche quest'ulteriore osservazione, altrimenti andiamo come da regolamento, a fine discussione si precederà l'illustrazione dell'emendamento, tutto qui. Allora, ci sono problemi per l'illustrazione anche nella stessa discussione? Era solo da quello che ho capito per guadagnare tempo, sì, tutto qui. Fa parte, è un'ulteriore osservazione che non ho presentato, diciamo, non abbiamo inserito votato in sede di commissione, per cui io non l'ho inserita chiaramente tra le osservazioni che abbiamo votato e quindi non c'era qui nella delibera di espressione di parere. Però, siccome come Movimento 5 Stelle noi riteniamo che il diritto alla trasporto scolastico significa anche diritto allo studio e abbiamo pensato che comunque sia fosse un'indicazione, un'osservazione utile per i consiglieri dell'Assemblea Capitolina tenere a mente. In particolare mi riferisco all'articolo 2, comma 3, in cui si dice che nei casi in cui gli utenti, motivati dalla necessità di assicurare la frequenza ai propri figli nel municipio di residenza, debbano iscriverli in bacini di utenza limitrofi a quello di appartenenza e potranno quindi usufruire del servizio. Ecco, l'osservazione vuole mantenere l'articolo così come l'ho letto, senza la parte che adesso vi leggerò, sempre che ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzioni di nuove fermate, disfunzioni o ritardi negli orari prestabiliti. Perché? Perché questo servizio, il servizio di trasporto, è un servizio che viene fatto, parlo di quello del normodotati, viene fatto da un punto di raccolta ad una singola scuola. Quindi quando per bacini limitrofi, quindi stiamo parlando per scuole che stanno leggermente a fianco, riteniamo comunque che la possibilità di avere un'ulteriore linea dedicata non abbia alcun effetto sulle altre, perché si tratta di una nuova linea, un nuovo plesso che parte da una nuova fermata per il plesso che sta nel bacino di utenza. Quindi questa è un'osservazione che come Movimento 5 Stelle ci sentiamo comunque di fare e di sostenere, perché si tratta di dare il diritto, stiamo parlando sempre di alunni che stanno all'interno dello stesso municipio e di bacini di utenza limitrofi, comunque di poter frequentare scuole qualora ne abbiano avuto la possibilità, anche non necessariamente quella del proprio bacino. Questo è anche perché abbiamo voluto raccogliere quella che è stata una criticità che abbiamo avuto proprio nel nostro municipio a inizio anno, quindi a un certo punto abbiamo un attimo discusso e abbiamo ritenuto che comunque sia, come Movimento 5 Stelle, pensiamo che sia importante farlo. Poi è un'osservazione con il valore che sa e mi auguro che venga presa in considerazione. Altro chiaramente tema collaterale su questo è chiaramente quello di definire o ridefinire o verificare in qualche modo la corretta delimitazione dei bacini d'utenza, e questo sarà poi oggetto di commissioni scuola che saranno attivate nello specifico più in là. Grazie, ho terminato. Ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente.
Grazie Presidente Giannone per aver presentato un lavoro che si è fatto in Commissione, però poi vedo che rispetto ad alcuni punti fermi che abbiamo avuto un po' tutti in Commissione, lei presenta qualcosa di diverso rispetto a quello che ci siamo detti, soprattutto in merito ai bacini d'utenza. Abbiamo stabilito che il bacino d'utenza è quella area che determina di fatto i percorsi possibili per il trasporto scolastico. Uscire fuori creava un precedente, poteva determinare dei tempi più lunghi di percorrenza, non solo per il singolo, ma anche per gli altri, perché poi il trasporto scolastico viene determinato per 6-7 unità. Quindi mi meraviglia molto che lei in nottata abbia cambiato idea, perché proprio l'ultima commissione che abbiamo fatto rispetto a questo argomento ci siamo lasciati in modo contrario, anzi lei ha aggiunto qualcosa a penna rispetto alle osservazioni che dovevamo insieme elaborare, per quanto sostanzialmente io, avendo partecipato a tutte le commissioni, non mi è sembrato che l'ufficio competente abbia riscontrato delle anomalie, anzi ha presentato una relazione così puntuale e ci ha esposto una situazione, compiaciuti tutti, di perfetto funzionamento. Noi non stiamo approvando un regolamento, ci stiamo accingendo ad approvare delle linee guida. Attualmente i municipi si muovono sulla base di una direttiva che arriva dal Dipartimento, che io ho stampato e ho già detto in commissione, mi sembra puntuale, corretta, è stato confermato anche dal responsabile, e quindi mi sembra assurdo che bisogna muoversi su quello che funziona. Di argomenti per quanto riguarda la scuola su cui si può lavorare ce ne sono tanti, e naturalmente mi sembra veramente alquanto bizzarro che si vogliano fare delle linee guida quando già del resto la direttiva dice tutto, tranne che se uno chiede il trasporto scolastico da una scuola di Morena, siccome il bacino d'utenza rappresenta la linea teorica dell'area del bacino d'utenza, può diventare una scuola anche che sta a Cinecittà. Quindi lei capisce bene che arrivare da Morena a Cinecittà ci si impiega molto tempo, per cui il viaggio del disabile o di chi richiede il trasporto scolastico può essere molto lungo e avere dei tempi diversi da quelli che ci ha raccontato il responsabile in commissione. Proprio per questo tutti siamo convenuti nel senso di dire forse è meglio studiare bene i bacini d'utenza, magari più in là se ci sarà un'anomalia, ma che gli utenti, quindi il ragazzo, il bambino che viene accompagnato, non abbiamo mai assistito a eventuali scorrettezze di chi accompagna questi nostri bambini a scuola, sia piccoli che grandi, quindi non vedo proprio il motivo per cui si deve lavorare sulla correttezza di qualcuno che accompagna un disabile. Non si sono mai verificati, l'ha ribadito anche il responsabile. Per cui tutto questo lavoro che poi alla fine si traduce sostanzialmente in qualcosa che potrebbe rendere ancor più difficile sincronizzare l'arrivo puntuale in ogni scuola da parte dei disabili, da parte di chi è trasportato nelle scuole, perché vogliamo allargare il bacino d'utenza. Cioè vuol dire che io, che mi sono segnato alla scuola di Tor di via della Mommsen, potrei scegliere un'altra scuola alla Diaz e alla mattina mi devo fare tutto il traffico col furgoncino per arrivare a Piazza Lodi. Certo, allora potremmo dire che accompagniamo pure a Montemario, perché lì lavora il genitore, lo gradisce, sicuramente è un servizio, però noi dobbiamo fare i conti con i costi e soprattutto tener conto che negli anni sono state tagliate molte linee proprio perché le carenze economiche lo richiedevano, e quindi anche da una coperta corta gli uffici sono riusciti sempre a fare un ottimo lavoro rispetto alla programmazione di quello che è un servizio
che ha toccato solo delle criticità nei momenti in cui alle fermate si sono create delle attese più lunghe da parte delle famiglie e dei bambini disabili. A tal proposito ricordo che lei si è appuntato, anzi aveva aggiunto nella discussione in commissione un punto che non ne vedo traccia, cioè quello dell'avviso rispetto ai tempi di percorrenza celeri. Avevamo parlato di un messaggino, avevamo parlato della tempistica della comunicazione, non è che può essere un report che lo fanno dopo 15 giorni, un mese. Per i disabili assolutamente deve essere un'informazione rapida e corretta, e lei in commissione aveva detto che avrebbe aggiunto questa possibilità. Di tutto questo, a prescindere, ripeto, che il PD non vede in una formulazione di linee guida, quando tutto è chiaro e puntuale, sicuramente anche a fronte di quest'ultima sua volontà personale o di gruppo che non ha condiviso in commissione, io onestamente rimango stranamente perplesso perché lei voglia fare la forzatura del bacino d'utenza. Sotto sotto però capisco perché, capisco bene perché lei vorrebbe allargare i bacini d'utenza alla scelta limitrofi, perché sa bene che i bacini d'utenza poi non possono essere cambiati, perché i bacini d'utenza li formula la scuola, quindi il municipio c'ha poco da formulare. Ci teniamo i disagi che già abbiamo di scuole nuove dove alcuni hanno accesso e altri non hanno accesso. I dirimpettai non hanno accesso pur abitando a 2 metri dalla scuola, di questo si tratta. Perché i bacini d'utenza poi li formula il consiglio d'istituto, non c'entriamo mica noi, quindi sta dicendo qualcosa che non è vero. L'unica cosa da fare per quanto riguarda il trasporto scolastico, se vogliamo garantire a tutti l'arrivo puntuale, la raccolta nei punti di raccolta con tempistiche adeguate, è quella di mantenere che tutti possano frequentare, come del resto la Regione Lazio, la direttiva sugli istituti comprensivi determina, che è quella che se io abito a Torre del Fiscale debba preferire l'istituto comprensivo che sta a Torre del Fiscale, viceversa alla Diaz, l'istituto Mastroianni o a Centroni. Diversamente quelli della Romanina possono andare indietro a Frascati, nel caso in cui si lavora, qualcuno lavora a Frascati, o viceversa vorrebbero tutti quelli del centro quando lavorano al centro. Di questo si tratta. Io la ringrazio e per questo motivo poi ci pronunceremo nella dichiarazione di voto. Penso che non sia un atto condivisibile, non perché ci siano preclusioni in merito a formulare delle direttive che restano per sempre, che poi si chiama regolamento, si poteva attuare direttamente un regolamento. Io mi sono guardato un po' per tutti i comuni come funziona e mi sembra che dietro l'angolo invece c'è qualcosa, qualche retropensiero che non vorrei neppure sfiorasse a nessuno di noi. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Allora, se non ci sono ulteriori interventi e la discussione è chiusa... Ah, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, il Presidente della Commissione ha sapientemente spiegato quello che è stato il lavoro fatto ovviamente nella commissione stessa, mettendo in evidenza tutto quello che effettivamente è stato apportato dai commissari, discusso, confrontato, e ovviamente utile per la formulazione di queste linee guida che dovranno poi mettere insieme e formare questo regolamento. Ora,
se automaticamente a noi ci venisse fatta la domanda, era così urgente fare un regolamento oppure approcciarci per fare quindi le linee guida per un regolamento, noi avremmo detto beh, in fin dei conti non lo sappiamo, perché in commissione abbiamo anche chiamato gli uffici, quindi l'ufficio scolastico, che ci ha spiegato come fino a oggi fossero andate le pratiche, quindi diciamo il problema scolastico del trasporto come fino a oggi fosse stato affrontato. Per cui chiesi anche al presidente, che è testimone, insomma, di farci fare una relazione in tal senso. Perché? Perché è sempre meglio, insomma, avere chiaro quello che poi gli uffici ci dicono a voce e che poi invece noi dobbiamo provare poi a tradurre in atto e quindi poi a votazione. Quindi qui dentro noi, bene o male, ci prendiamo una responsabilità di scelta, di voto e di posizionamento. Per cui mi sembrava una cosa buona e giusta avere una relazione che è arrivata puntualmente nella commissione successiva e che ci ha, tra virgolette, tranquillizzato, nel senso che ci ha spiegato che le cose comunque sia, per quanto riguarda il nostro municipio, andavano discretamente bene. Quindi devo dire che siamo stati anche abbastanza minuziosi, puntuali nel fare una serie, no, caro Presidente della Commissione, una serie, come si dice, precisa di osservazioni, perché questo devo dire, anche se a volte uno sembra di ripetersi, ma va messo, va scritto, va specificato, va chiarito. E questo devo dire che in due commissioni l'abbiamo fatto, anzi anche con una congiunta l'abbiamo fatto bene, tutti i commissari hanno dato il loro contributo. Cosa importante è anche il ruolo del municipio che emerge, nel senso che il municipio si è trovato, fino a quando l'agenzia della mobilità, non mi sbaglio, quella agenzia delle entrate, perché mi prendete in giro, ma l'agenzia della mobilità negli ultimi anni con il municipio faceva un po' a cazzotti, quindi non si capiva mai dove fosse, no, il meccanismo, la competenza, fino a dove il municipio doveva comunque programmare, trovare le linee, e poi venivano sconvolte dall'agenzia. Insomma, qui in queste linee guida è fondamentale il ruolo del municipio, che deve dare il suo consenso perché conosce il territorio. È ovvio, chi sta dall'altra parte, chi lavora su un computer, sicuramente non tornano quelle sfumature che chi tutti i giorni, insomma, è addetto a fare operazione ne evince. Di quelle osservazioni io ne ho segnate 3-4 che mi stanno un po' più a cuore e che ovviamente hanno permesso alla commissione quindi di dare anche un senso e anche alle linee guida. Il fatto della formazione del personale è una cosa che è fondamentale, è importante, perché siccome generalmente viene esternalizzato e quindi la società che si pone, no, o vince la gara deve dare delle credenziali, deve dare dei requisiti, deve dare delle, come si dice, delle garanzie, per cui la formazione del personale è importante per poter agire sia verso, come abbiamo detto, i normodotati, sia verso quelli che hanno la disabilità a maggior ragione. La domanda cartacea per quanto riguarda chi ha la disabilità, quindi sì, si può fare anche online, ma aggiungiamo la possibilità di quella cartacea, perché probabilmente quindi a loro, no, il servizio va garantito. E poi quello che ci siamo confrontati, eravamo incerti sul numero dei giorni, 15 consecutivi, mi sembra che poi alla fine questa cosa l'abbiamo
snocciolata, e quindi dopo 15 giorni, giustamente, che uno non ottiene il servizio, deve ritenersi che comunque ha rinunciato, deve rinunciare a tale cosa. Questo anche per garanzia, per chi ovviamente no, l'utilizza, oppure per chi non l'ha potuto utilizzare tramite graduatorie, tramite ISE, tramite tutta la domanda, insomma tutto il percorso della domanda amministrativa, che sta in lista d'attesa e che se poi viene preso da alcuni, appunto, che non hanno poi più la possibilità di poterlo usufruire, questo deve essere automatico e poter dare spazio a chi è in lista d'attesa. Mi scuso con il Presidente della Commissione perché io non ho capito l'emendamento. Come dice uno che ha la mia stessa, anzi maggiore anzianità in questo municipio, se capisco io capiscono tutti, però io non l'ho capito, nel senso, non, perché come diceva l'altro collega, non l'abbiamo trattato, ma volutamente non l'abbiamo trattato, o perlomeno ne abbiamo parlato ma non abbiamo messo le mani nel fare un ragionamento del bacino d'utenza. Ora, nella proposta, ovviamente, viene specificato bene che l'articolo 2 e comunque, oppure il comma 3 specifica bene, oppure nell'articolo 3, a maggior ragione, gli utenti in cui, nei casi in cui gli utenti motivati da necessità di assicurare la frequenza ai propri figli, no, del municipio di residenza, debbono iscrivere in bacini di utenza limitrofi a quello di appartenenza, potranno usufruire del servizio senza modificare. E qui invece noi andiamo a togliere, giusto? Tutto quello che diciamo senza modificare. Ho capito bene? Chiederei comunque su questo emendamento, al di là di evitare che ci sia questo, perché percepisco diciamo l'appunto del collega prima, per non lasciare un alone, perché comunque si è fatto questo emendamento successivamente, visto che abbiamo trattato tutto il trattabile in commissione, non posso pensare che è una cosa voluta, ovviamente, no? Cioè che, ma è forse un ripensamento. Nel ripensamento io chiederei poi di sospendere 5 minuti e farci un attimino un piccolo confrontino su questo emendamento, proprio perché non ci deve essere nessun preconcetto, o perlomeno non ci deve essere nessuna direzione diversa da quella che sapientemente la Commissione ha saputo mettere insieme, insieme a tutti i commissari che hanno partecipato. Quindi io non penso che ci sia un retropensiero, un retrogusto, come quando si parla appunto di vini, ma che ci sia comunque qualcosa che non è chiaro, perché all'ultimo momento si possa aggiungere che, se sempre ho capito bene, che si leva la parte sempre che ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento il numero di mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate, eccetera eccetera. Questo va tolto, e quindi questo è il mio suggerimento per l'emendamento. Per il resto mi sembra appunto che avevamo fatto un discreto lavoro, ce l'ha chiesto il regolamento, ce l'ha chiesto diciamo il comune, ce lo chiede appunto Roma Capitale. Noi nel fare linee guida abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo dato un contributo secondo me anche più fattivo di quello che loro si aspettano, perché siamo andati ben oltre secondo me, però farei chiarezza sull'emendamento al fine di avere maggiore forza. Grazie. Altri interventi, consigliere Toti? Sì, come mi hanno detto gli interventi che mi hanno preceduto, cioè nella commissione a cui ho partecipato è stato svolto un buon lavoro. Io spero che questo che noi oggi esprimiamo come osservazione sia tenuto in debito conto dall'Assemblea Capitolina, perché realmente è stato un lavoro interessante, un lavoro preciso, e appunto mi congratulo con tutta la commissione, anche col presidente della commissione. Sono linee guida per il trasporto scolastico per arrivare, ecco, io dico pure
rispetto a quello che ci hanno detto anche gli uffici, finalmente un regolamento unitario nella città di Roma, proprio perché nel passato c'erano circolari diverse pure da municipio a municipio, eppure nono, decimo, ex cosa, che non davano un discorso unitario a un servizio così importante. Perciò voglio dire, è stato fatto un passo avanti, un servizio, come abbiamo detto in precedenza, gestito attraverso l'Agenzia della Mobilità di Roma, e a livello municipale in queste nostre riunioni ci siamo confrontati in modo, ecco, devo dire, proficuo con gli uffici, anche con il servizio sociale. E io colgo positivamente, ad esempio, l'articolo 7 rispetto all'accompagnamento, proprio perché si introducono degli elementi essenziali che qui chiama di pedagogia infantile su sicurezza e igiene, e poi soprattutto rispetto ai disabili. Ecco, una cosa che, di cui noi ci dobbiamo far carico, abbiamo detto anche in commissione, il tragitto è molto breve, però, ecco, voglio dire, è un servizio usufruito dai disabili. Perciò rispetto a questo mi sembra, e non l'ho colto in queste aggiunte, in queste osservazioni che noi proponiamo aggiuntive alla delibera, il discorso del controllo del grado di soddisfazione di cui avevamo parlato nel corso della commissione, e che pensavo fosse necessario apportarlo come elemento essenziale, importante, quello di controllare il servizio, specie per i disabili, voglio dire. E questo mi sembra appunto un elemento importante. L'altra cosa che i consiglieri dell'opposizione hanno rilevato è quello rispetto al bacino d'utenza. Mi sembra che io chiesi anche un confronto rispetto a questo con l'ufficio, e l'ufficio disse che c'erano problemi rispetto a questo. Poi voglio dire, questa è una considerazione pure di tipo politica, non solo amministrativa, perciò voglio dire, io posso essere d'accordo con gli uffici e magari non essere d'accordo con questa indicazione in questo che fa la presidenza, ecco. Però a me mi sembra giusto invece quella che avrei fatto tesoro di quella che era l'indicazione degli uffici. In ultimo, volevo dire che più che emendamento aggiuntivo, come voi avete scritto, questa è un'osservazione aggiuntiva alla delibera. Io la indicherei così: non votiamo una delibera aggiuntiva, ma un'osservazione aggiuntiva alla delibera che noi oggi andiamo a approvare. Prima di chiedere se ci sono altri interventi, a parte che avevo già annotato il consigliere Guido, vorrei ricordare che questa, essendo un'ulteriore osservazione, è un emendamento all'espressione di parere, non è un emendamento all'atto, è un emendamento all'espressione di parere come ulteriore osservazione. Lascio la parola al consigliere Guido. Grazie Presidente, sì, è come se si stesse di fatto aggiungendo una nuova osservazione al parere che abbiamo dato in commissione. Ora, detto questo, io vorrei dire c'è due cose. La prima è che il gruppo di maggioranza, se il Consiglio è d'accordo, non fa problemi a sospendere per qualche minuto il Consiglio, così valutiamo questo emendamento come su richiesta dei consiglieri di prima. E poi una cosa velocissima sulle linee guida. Queste sono le linee guida per la formazione di un futuro regolamento che
che andrà a normare tutta la situazione del trasporto scolastico. Si diceva ma non c'è necessità perché abbiamo fatto bene finora, eccetera. Può essere anche vero, il problema è che non possiamo stare in balia delle circolari che di anno in anno possono cambiare. Allora serve, cioè, e anche se ci studiassimo tutte queste circolari, o si sono tutte quante dagli albori nel nuovo regolamento, oppure si forma un documento di linee guida che raccoglie quanto contenuto nelle singole circolari per poi andare a normale col predetto regolamento. Quindi è assolutamente necessario e apporre una stabilità in questo senso. Qui ogni anno è possibile che le cose cambino in base a quello che ogni anno si scrive sulla circolare. Allora forse è il caso di normare una volta per tutte con quello che di buono c'è stato nel passato, con quello che che nel frattempo stiamo vivendo. Questa però mi sembra una cosa abbastanza semplice, cioè non c'è neanche credo una motivazione di possibile replica negativa, nel senso che si sta normando qualcosa che già funzionava, però si sta normando per portarlo con coerenza anche nel futuro, senza rischiare di subire delle variazioni in corso d'opera stanti le singole circolari. Quindi per me sotto questo aspetto il punto è chiuso. E io ripeto che se il consiglio è disponibile, noi siamo disposti a sospendere il consiglio per qualche minuto. Grazie. Sì, ci sono. Se tutti siamo d'accordo, io penso la maggioranza è d'accordo, l'opposizione l'ha chiesto. Chiudiamo la discussione, interrompiamo e riapriamo la discussione dopo la. No, in merito se ero d'accordo. Ah, sì. È d'accordo alla sospensione? Per noi non ha. Come dire, non è importante la sospensione perché abbiamo notato che rispetto all'atto che ci ha fatto votare, noi abbiamo detto che avremmo votato in aula, lei ha descritto e raccontato un atto diverso rispetto a quello che ci siamo detti, ma non per questo naturalmente, perché non riteniamo di votare delle linee guida che non hanno ragione d'essere visto che funziona tutto a meraviglia, come dicono gli uffici, hanno detto la relazione. Grazie. E ci rivediamo qui tra 10 minuti. Consiglieri. Allora, se prendete postazione, visto che sono già passati 10 minuti abbondantemente, sì, più che abbondantemente. L'assessore alla fine della discussione interviene. Allora, io vorrei sapere intanto se ci sono ulteriori interventi dopo questa breve sospensione, perché a chiusura della discussione vorrei lasciare la parola all'assessore che ne ha facoltà, però sapete come ultimo intervento. Quindi vorrei sapere, mi sembra che tutti quelli dell'opposizione presenti sono già intervenuti, quindi chiedo alla maggioranza se ci sono altri interventi, altrimenti lascerei la parola all'emendamento dopo la discussione. Allora, allora io vorrei proseguire dal regolamento, l'abbiamo discusso insieme, l'ha spiegato insieme per guadagnare tempo, però prima si chiude la discussione, poi si vota il regolamento, l'emendamento. Allora, a chiusura della discussione vorrei lasciare la parola sia all'assessore e al relatore che ne ha facoltà qualora ce ne fosse la necessità. Se non ci sono altri interventi di consiglieri, io lascerei la parola. Sì, allora. Sì, quindi intanto segniamo il consigliere Principato e sostituiamo uno scrutatore e consigliere Giuliano tocca a lei perché la consigliera Cerconi si è assentata. Ah, Vitrotti, era giusto, era Vitrotti. E quindi consigliere. Ma direi che dovevo, sì, la conta.
La conta era facile, diciamo, sì, non avevo molto da contare. Allora, consigliere Principato, poi vorrei lasciare la parola all'assessore, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessore. Allora, io vorrei partire dal fatto che è giusto che ciascuno di noi abbia una propria idea, una propria posizione, che deriva da esperienze personali, cultura e anche appartenenza politica, perché se si sposa l'idea di far parte di un partito politico è perché se ne condividono anche i principi e le idee. Quello che però credo non sia condivisibile, parlo per me singolarmente, ma credo sia condiviso, è che ci si tiri indietro da un dibattito e da una discussione, nonostante ci sia la piena disponibilità, la massima apertura e la voglia di trovare un confronto sereno discutendo delle posizioni di ciascuno, arrivando al punto di sospendere il Consiglio Municipale per accettando una richiesta da parte di un membro dell'opposizione per dei chiarimenti, no? per riaffermare le proprie posizioni, ma ascoltare soprattutto l'altro. Questo è stato fatto dal Movimento 5 Stelle su richiesta di un membro di Fratelli d'Italia, ma la risposta da parte del Partito Democratico è... da parte di un altro membro dei Fratelli d'Italia è stata quella di abbandonare l'aula. Ora, io questa è una cosa che veramente non riesco a concepire, perché questo significa la massima chiusura a qualsiasi tipo di confronto. Quindi noi ribadiamo la nostra disponibilità a scendere oggettivamente nel dettaglio su quelle che sono le richieste di chiarimento da parte dell'opposizione. Oggi c'è anche l'assessore presente in aula, e quindi c'era la massima possibilità e opportunità di poter approfondire tutti gli argomenti così come era stato richiesto. Non è stato possibile, visto le limitazioni oggettive del regolamento, no? in un confronto a più voci, diciamo, contemporaneo, e per questo motivo si era richiesta la sospensione. Ma la risposta del Partito Democratico è stata abbandonare l'aula. Vorrei nuovamente sottolineare questo. Grazie. Allora lascio la parola all'assessore per il... a chiusura? Ok. Sì, grazie. È doveroso da parte mia però dover fare questo intervento, perché vorrei spiegare anche in risposta alle insinuazioni che sono state fatte relativamente alla produzione delle osservazioni presentate qui in questa deliberazione, che rigetto con forza dall'altra parte al Partito Democratico, che però vedo essere assente, non ha avuto la pazienza di attendere e ha gettato solo la pietra, ma non ha aspettato di sentire l'onda che ne veniva fuori. Perché durante la conclusione della Commissione Congiunta Mobilità e Scuola, a conclusione di un lavoro che è stato di ben tre commissioni, e sono state volute tre commissioni proprio per poter fare un discorso e andare ad investigare tutti gli aspetti per poter fare un regolamento, il primo, ripeto, regolamento che o le linee guida del primo regolamento che andranno a normare questo servizio così importante, probabilmente non sono stati attenti, non so cosa dire. Fatto sta che a conclusione e tirando le fila di tutto questo lavoro, io ho letto, e ne sono testimoni i presenti in quella commissione, ho letto tutte le osservazioni che erano state, che ritenevamo, diciamo, essere condivise, omettendo quella per la quale non vi era stata condivisione e che oggi qui, nella delibera originale, non trovate. Ecco, è stata una forma di correttezza istituzionale nei confronti di tutti i partecipanti, affinché tutti avessero modo di votare su delle osservazioni quanto più ampiamente condivise. Mi sono preso tuttavia la responsabilità di presentare un emendamento su quello che comunque personalmente come Movimento 5 Stelle ritenevamo essere un punto comunque importante, ma non condiviso in commissione.
e quindi abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo. Quindi adesso che mi si venga a dire che le osservazioni votate non sono quelle qui presenti, mi sembra essere un'affermazione molto, molto grave, e mi dispiace purtroppo che non ci sia nessuna dall'altra parte a ascoltare questa mia affermazione. Grazie. Assessore De Santis. Allora, ma anche a me dispiace che non ci sia una parte del Consiglio, anche se devo dire che quando prima ho cercato a quella parte del Consiglio di spiegare le motivazioni tecniche per cui una cosa non era stato proprio possibile realizzarla per come era stata congegnata, di fatto la controrisposta che ho ricevuto sembrava non aver minimamente tenuto conto di quella che era stata la mia spiegazione. Quindi io ci tengo ad essere presente qui in aula tutte le volte, compatibilmente con le mie possibilità professionali, che c'è un argomento che riguarda comunque la scuola, soprattutto laddove, anche quando qualche volta è capitato in maniera irrituale che sia venuta fuori una interrogazione estemporanea, sia opportuno che io dia delle spiegazioni, perché visto che seguo operativamente tutte le cose accanto agli uffici e mi interfaccio costantemente con tutte le parti che vengono in qualche modo toccate dalle vicende, che siano gli operatori del servizio, che siano i genitori, che sia la comunità territoriale, che siano proprio gli studenti, quando capita anche con i bambini più piccoli, mi fa piacere ascoltare il punto di vista di tutti e poi relazionarmi anche con la parte politica consiliare. C'è un costante lavoro con la presidenza della commissione permanente scuola e con le altre commissioni laddove ci siano effettivamente, come in questo caso, degli argomenti congiunti. Ecco, a me sembra importante onorare e mostrare una forma di rispetto nei confronti dell'organo che è stato tra l'altro eletto dai cittadini, non essendo stata io nella fattispecie eletta, venendo qui e preparandomi per dare delle spiegazioni. Quindi nonostante ci siamo in pochi, e comunque io le spiegazioni le voglio dare lo stesso a chi è qui presente, perché reputo davvero importantissimo che ci siano delle linee guida per i servizi. Nella mia esperienza, che ormai insomma è quasi di un anno, diciamo, no, un po' meno a dire la verità, perché da luglio ad aprile, però diciamo che di cose ne ho viste diverse, e ho riscontrato che laddove non ci siano delle linee guida che siano state condivise e soprattutto aggiornate, effettivamente i problemi ci sono. Io sono contenta di vedere questa relazione firmata dall'attuale dirigente della UOSEX, la dottoressa Pelosi, e dal responsabile del servizio del trasporto scolastico, che dice che il servizio si è svolto bene durante l'anno scolastico, perché io ricordo il mese di luglio, il mese di agosto, che ho passato qui negli uffici e a ricevere i genitori degli utenti, perché in realtà c'erano state tante problematiche nella fase di iscrizione al servizio, problematiche che si protraevano da tempo, per cui ho letto anche degli atti, delle proposte, dei verbali che erano venute fuori dalle commissioni a cui delle persone che sono attualmente presenti già erano presenti. Quindi certe criticità sono delle criticità importanti. Io dico soltanto una cosa: la norma che richiama i bacini d'utenza e la localizzazione risale ad un decreto ministeriale del 18 dicembre del 1975, quando non solo non esistevano i bambini e ragazzi che attualmente frequentano le scuole e usufruiscono del trasporto scolastico, ma non erano nati nemmeno i loro genitori, non c'erano interi quartieri che attualmente si sono sviluppati in un modo completamente diverso rispetto a quello che il PRG aveva previsto. Faccio un esempio banale con Osteria del Curato, dove i problemi sono enormi. C'è una strada, via Lucrezia Romana, in cui alcuni numeri rientrano in un bacino d'utenza e altri numeri rientrano in un altro bacino d'utenza. Quindi noi troviamo persone di rimpettaie che frequentano con i loro figli la stessa scuola, uno ha diritto e l'altro no, perché sono bacini d'utenza limitrofi.
Allora io voglio dire, di fronte ad una situazione del genere, è giusto o non è giusto che l'aula consiliare e non gli uffici, dove ci sono delle persone, per quanto dirigenti, che comunque sono assunti e stanno svolgendo un lavoro, l'aula consiliare dove ci sono i rappresentanti dei cittadini, decida e dica la sua, raccogliendo le istanze di quegli stessi cittadini che li hanno eletti e votati, o diciamo va bene così, gli uffici fanno delle direttive meravigliose, autoreferenziali, perché poi sono gli stessi che presentano le relazioni sulla base delle direttive che si sono fatti, e tutto a posto. Allora me li sono inventati io tutti quei genitori, decine di genitori che sono venuti alla mia porta, che hanno occupato la mia mail, a cui ho dedicato tutto il mio tempo perché mi sembrava una cosa più che giusta. Grazie. Grazie Assessore De Santis, chiarissima. Adesso vorrei passare all'emendamento. Invece la presentazione è stata fatta, direi è stata anche ampiamente supportata dalle parole dell'assessore, non credo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. Però sì, dal regolamento è previsto l'intervento chiaramente per ogni gruppo consigliare, e quindi lascio la parola al consigliere Giuliano. Grazie Presidente, anche perché è l'unico momento per poter insomma rimettere in luce la sospensione e dare un senso a quello che ci siamo detti. Però mi deve dare, chiedo all'Aula un minuto in più, Presidente, perché provo a dire quello che effettivamente è emerso, provo a dire quello che io adesso ho percepito e quello che questa parte di tavolo rappresenta. Allora, io come candidato Presidente per la coalizione di Giorgia Meloni, insomma, non è che ve lascio carta bianca, non significa stare qui ed essere comunque no, asserviti, significa stare qui, cercare di capire, cercare di dire quando uno non capisce di poter spiegarci, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro in commissione, ma come diceva il collega, durante la notte, rileggendo quello che ha scritto e che stava componendo, gli è venuto in mente, cioè ha riflettuto su quel passaggio dell'emendamento. Per cui io ho chiesto all'Aula di poter capire meglio, non potevamo fare un'altra commissione e quindi si è sfruttato il momento. Quindi io non è che rimango qui insieme al collega Toti perché siamo analfabeti o perché comunque non sappiamo che cosa vuol dire fare politica. Siamo qui perché abbiamo lavorato, manteniamo la posizione e dobbiamo essere nei vostri confronti quella spinta, quella sollecitazione giornaliera che serve per poter fare le cose meglio, dare il nostro piccolo contributo. Quindi non è che questa desertificazione possa a me condizionare questo tipo di mio comportamento. Io ho votato, ho fatto opposizione nella scorsa consigliatura e nelle altre quando c'era il centro-sinistra, quindi so come ragionano loro, quello che fanno loro, e delle cose le ho votate e delle cose non le ho votate, e continuerò a fare così. Delle vostre cose le ritengo giuste perché le avrei fatte pure io come candidato presidente, e quindi non posso essere contrario a prescindere. Questo lo voglio dire perché giustamente sembrerebbe che qualcuno possa dire che c'è un accordo che ne va dall'inizio della... Continuerò ad essere così fin quando le cose andranno in un certo modo e finché ci sono cose giuste da poter portare avanti. Detto questo, l'intervento suo assessore mi ha colpito perché non ha fatto un intervento tra virgolette, no, ha fatto un intervento politico, cioè non ha fatto un intervento diciamo da cittadina, perché lei, voi dite sempre da cittadina, ha fatto un intervento politico, ha detto quello che la politica deve fare, la sintesi, perché dobbiamo coadiuvare gli uffici a poter fare delle direttive che tengano conto dell'esperienza, che tengano conto della problematica. E quindi come si fa se non aiuta la politica e che è il rappresentante istituzionale eletto dal territorio? Questa è la politica. Ora, se gli è uscita bene, sono contento, ma se se la ricorda per sempre, sono ancora più contento di questa azione politica, perché è fondamentale. Grazie per la sua citazione. Detto questo, finisco quindi l'emendamento. È talmente
adesso che abbiamo ragionato, è talmente evidente il fine, dice perché non ha capito prima? Lì per lì non mi veniva, dico, mo perché questi bacini noi non li avevamo presi in considerazione? Dico, io ho una piscina a casa, il bacino più grande, dico, perché è più grande? Perché è giusto, perché il diritto allo studio. Allora, se è previsto che si può andare da un bacino limitrofo all'altro, che poi, come dicevamo prima, giustamente lo fa l'amministrazione, cioè li crea l'amministrazione i bacini, non le scuole, non i docenti scolastici ovviamente, allora se noi permettiamo la possibilità che due bacini limitrofi possano comunque interagire, allora posso parlare anche a nome del collega che è rimasto solo lei, che allarghiamo a tutti i bacini, allora, perché il diritto allo studio, no? Pensate come uno riesce ad essere, come si dice, se stesso e fare politica. Prima avrei votato no questo emendamento, perché non l'avevo capito, il fine di partenza, cioè l'inizio della partenza. Adesso che ho capito il fine, dico pure di più, facciamo tutti i bacini. Poi è un problema dell'amministrazione, quanti soldi danno per coprire tot percorsi, quanti ne devono fare, 10, 12, 14, non è un problema nostro, noi diamo un'indicazione politica. Quindi l'ho capito talmente bene, per tutti i bacini deve essere effettuata questa cosa. Quindi sono favorevole. E questo è fare opposizione, ci vuole un po' di onestà politica. Io lo dico anche a voi, perché ci troveremo a scontrarci su altri temi. Però ci vuole un po' di onestà politica, uno deve ammettere quando, e io ne sono adesso in questo momento la verità, che ho capito una cosa che non me l'è arrivata e che adesso la condivido più di prima, però c'è bisogno di un po' di onestà politica, quindi non si può essere contrari a prescindere, non si può essere, capito, decostruttivi, no? Per norma, però non va a portare da casa, eh? Quindi io qui ci sto e per quello che possiamo fare io comunque cerco di dare, di essere quello che vi sollecita e vi solletica tutte le volte, quindi sono favorevole a questo. Grazie Presidente, mi ha dato questo minuto in più perché non avrei avuto modo di poter dire. Allora io accetto anche il minuto in più visto che ha fatto anche la dichiarazione di voto, quindi si è risparmiati 3 minuti successivi. Consigliere Toti. Consigliere Fulvio, ha fatto un intervento assolutamente condivisibile sulla concretezza e sul rifiuto del muro contro muro, ma diciamo che ci deve essere un'opposizione costruttiva. Fulvio, penso che noi stiamo facendo un'opposizione costruttiva. E ci deve essere pure una maggioranza che si confronta, come oggi ho sentito, con l'opposizione in modo costruttivo. Se c'è questo, io penso, si va a vantaggio dei cittadini del nostro municipio, facciamo una politica a favore dei cittadini, seria, a favore dei cittadini del nostro municipio. Io ho detto più volte nei miei interventi che tante volte bisogna andare pure a cercare l'unità su temi forti come i temi della partecipazione, come quelli della solidarietà, come quelli del decentramento, e voglio dire, bisogna vedere i problemi a livello municipale, non stiamo parlando di livelli nazionali, qui noi stiamo facendo diciamo un discorso di qualità, cerchiamo da farlo un discorso di qualità che riguarda la nostra amministrazione municipale, e dobbiamo, io penso, andare a ricercare fortemente un discorso di concretezza sui problemi. Se io vedo che c'è una proposta seria che viene dalla maggioranza, io la voto senza problemi e non faccio il muro contro muro. E ho visto anche che questa maggioranza, quando abbiamo fatto delle proposte, le ha accolte. Perciò, ecco, diciamo che si riesce a creare, poi qualche volta votiamo pure contro, è chiaro, perché quando riteniamo ingiusto
non corretto quello che voi proponete, votiamo. Però ecco, la cosa importante è comunque che ci sia questa voglia di confronto nelle commissioni, in consiglio, e si ricerchi per il bene dei cittadini del nostro municipio, tante volte anche l'unità su temi forti. Io questo l'ho sempre cercato di portarlo avanti. Perciò assolutamente questa proposta che noi facciamo come popolari del municipio è un discorso di assolutamente levare di torno un discorso di muro contro muro, ma un confronto sulle cose concrete, sui problemi del nostro territorio. Rispetto a questo, invece, che noi andiamo a votare stasera come emendamento aggiuntivo, io voglio dire che mi sono espresso nei confronti del Presidente dicendogli, io ho sentito gli uffici e gli uffici si erano dichiarati in altro modo, e diciamo ho fatto tesoro nell'intervento mio precedente di questa indicazione. Però riflettendoci meglio, l'assessore mi ricordava il 75, io già c'avevo qualche anno, e mi sembra che stiamo parlando dei decreti delegati importantissimi, che erano, o no, non erano quelli? Vabbè, adesso può essere che non stava nel discorso dei decreti delegati. Che devo richiamare l'assessore, ahimè, perché questo non è un dialogo. No, vabbè. E i primi passi che facevo in politica. E rispetto a questo, ecco, dico, una riflessione pomeridiana, il Presidente della Commissione ha fatto una riflessione notturna, noi abbiamo fatto pomeridiana, e nella riflessione che abbiamo fatto insieme con l'amico Fulvio e anche con la maggioranza, voglio dire, ci siamo confrontati con questi e pensiamo che, è chiaro anche per quello che ha detto l'assessore in precedenza, il fatto che tante volte, ecco, ma noi ce l'avevamo questo problema anche sull'inizio da Porta San Sebastiano, sulla via Appia Antica, c'erano dei numeri che stavano sull'ex nono e dei numeri che andavano invece sull'ex 11, che adesso è l'ottavo, no? E c'è stavano addirittura dei numeri, ecco, dico, una funzionaria che è presente oggi e forse se lo ricorda, dei numeri che andavano a zig zag, cioè dei numeri che stavano da quest'altra parte verso il nono, che erano dell'undicesima, e c'è stato anche, voglio dire, polemiche su questo. Ecco, perciò voglio dire, e poi la garanzia, certo, bisogna trovare anche i soldi per garantire il diritto allo studio, perché il diritto allo studio significa anche poter andare nelle scuole, anche se queste scuole, io penso poi specialmente ai disabili che sono più distanti, che non rientrano a cosa. Perciò con queste considerazioni che noi abbiamo fatto, che io ho fatto, queste mi portano a vedere questa osservazione che è stata presentata dal Presidente della Commissione come osservazione auspicabile, rispetto, anche se può creare qualche problema in termini economici ed altro, però è importante perché afferma ancora di più il diritto allo studio, che noi dobbiamo affermare con forza in questa nostra assemblea. Allora, c'è qualcuno che si è prenotato prima? Consigliere Candigliota? Grazie Presidente. Io ricordo che sono un intervento a gruppo e sono 5 minuti. Così siamo nell'emendamento. Allora, se è un intervento a gruppo, io pensavo che... No, c'è stata la spiegazione e poi un intervento a gruppo. Ok, allora lascio la parola forse al Presidente, che è più giusto. Sì, come preferisco. Grazie, io sono lieto di essere riuscito, diciamo, a esprimere il valore di questo emendamento, e che appunto va nell'indicazione, come dire, nella direzione di rendere quanto più attuabile quello che è scritto in una legge regionale,
quella citata prima sul diritto, sull'attuazione al diritto allo studio. Il trasporto scolastico è uno strumento e quindi mi fa piacere di essere riuscito quindi in questi 5-10 minuti a esprimere il valore che l'emendamento ha. Era proprio questa la diciamo l'indicazione che si voleva dare. E un'altra cosa volevo dire, se noi facciamo un regolamento, se noi diamo delle linee guida chiare, oltre a beneficiarne il servizio, ne beneficeranno anche i dipendenti, la parte amministrativa che dovrà in qualche modo gestire il servizio con delle regole certe, chiare, no? Quindi secondo me è anche un modo per come dire, facilitare il lavoro degli uffici stessi. E poi mi sento di fare un'ultima considerazione riguardo ai soldi, che sono naturalmente l'elemento trascinante, no, di tutte queste nostre indicazioni che diamo in questo consiglio. Certamente senza soldi non si riuscirebbe a fare nulla, però bisogna anche fermarsi un attimo e capire il ruolo di un'assemblea di cittadini eletti. Il nostro ruolo non è amministrativo, non è trovare i soldi. Il nostro ruolo è trovare una linea, una visione, uno scenario da qui a 5 anni sul quale poi l'amministrazione deve trovare il modo per andare avanti. Cioè noi dobbiamo identificare su quali binari vogliamo andare avanti per capire dove vogliamo arrivare. Ecco, secondo me se noi ci limitiamo ogni volta a capire quanti soldi abbiamo, i soldi non basteranno mai, non faremo mai nulla e andremo sempre a tappare o le buche o a sturare i lavandini, grazie, senza avere una visione prospettica da qui a 5 anni, a 10 anni, eccetera. Quindi secondo me è proprio in quest'ottica che l'emendamento va inquadrato. Cioè noi stiamo dando un'indicazione politica molto forte, poi magari sarà attuata, ecco, il suggerimento, o meglio, forse un po' provocatorio, non lo so, perché chiaramente prevedere poi dal non fare nulla al fare tutto un po' di disagi. Quindi probabilmente la gradualità dovrebbe essere il principio guida di tutte le nostre azioni, ma una gradualità che deve avere poi deve essere supportato da una visione di fondo che trasporta le nostre azioni da oggi, dal presente al futuro, sapendo che abbiamo già chiaro il quadro che sarà fra 5 anni. Quindi non posso che essere, diciamo, contento di essere riuscito a trasmettere questo messaggio ai presenti. Grazie. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ricordo che una in realtà già è stata fatta. E allora non voglio essere guardata male. Allora, no, consigliere Giuliano, se vuole ribadire la dichiarazione di voto ne ha tutto il diritto. Grazie Presidente. Allora, colgo subito l'occasione. Consigliere Giuliano, grazie della sua dichiarazione. No, d'accordo, volevo solo leggere questa frase, che forse non c'entra niente in questo momento, ma rende l'idea, perché per fare opposizione politica, come dicevo prima, si richiede onestà politica, quindi bisogna saperla fare l'opposizione. Però la pazienza ha un limite, oltre al quale cessa di essere virtù. Sono d'accordo con l'emendamento. Bene, consigliere Todi, l'abbiamo interrotta, voleva essere un attimo di distensione. C'è poco da dire, già mi sono espresso, sono d'accordo rispetto a... Guido. Grazie Presidente, il gruppo 5 Stelle vota a favore, non tanto perché la proposta è di matrice 5 Stelle da parte comunale, ma perché la Commissione ha lavorato bene, nel senso che laddove c'erano delle problematiche siamo intervenuti anche pesantemente sulla nostra stessa delibera.
Questo vuol dire assumersi una responsabilità importante anche per parte, diciamo, di maggioranza di questo municipio. Ho apprezzato anche, cioè, nonostante tutto, in commissione l'azione delle opposizioni, mentre per una parte di oggi delle opposizioni sono andate via. Io non so se strategicamente o meno, secondo me è abbastanza triste. Detto questo, finisco e ribadisco la votazione favorevole. Grazie. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento. Favorevoli? Allora, contrari? Astenuti? L'emendamento viene approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli. Adesso passiamo invece all'espressione, alla dichiarazione di voto per quanto riguarda la delibera, che ricordo così com'è e così emendata. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Guido? Grazie Presidente, non ripeto quanto detto 30 secondi fa, ci esprimiamo anche per la delibera generale favorevolmente, grazie. Consigliere Giuliano. Sì, grazie. Per Fratelli d'Italia, ovviamente ero tentato in precedenza di poter comunque avere anche un voto differente, anche di astensione per quell'emendamento, ma devo dire che il Presidente della Commissione mi ha convinto e per cui sono contento di appoggiare come parte oppositiva, quindi come parte propositiva, di appoggiare queste linee guida, perché penso che saremo anche il municipio che ha dettato questi criteri e penso che qualcosa, no, rimarrà agli atti. E dobbiamo essere contenti di aver fatto questo tipo di lavoro per chi dovrà usufruire di questo servizio. Grazie. L'ho detto già in precedenza, mi sembra che era doveroso arrivare a un regolamento, a linee guida che poi dessero alla città di Roma un regolamento, proprio perché manca questo e le osservazioni sono state abbondantemente condivise da tutti i gruppi, ho visto in sede di commissione, abbiamo lavorato tutti quanti, tutti i gruppi insieme, voglio dire maggioranza e opposizione, per questo perciò il voto non può non essere favorevole. Bene, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Quindi la delibera per espressione di parere viene approvata all'unanimità con 14 voti favorevoli. Passiamo al punto successivo. Questa volta è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Stefano, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Di Palma, Coia, Seccia, Sturni e Ficcardi, modifica della deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 39/2014, regolamento in materia di canone di occupazione suolo pubblico COSAP, introduzione dell'articolo 19,1 lettera U. E lascio la parola al relatore, la consigliera Tripputi. Grazie Presidente, consiglieri. Questa proposta di deliberazione ha come oggetto, come poc'anzi ha detto il Presidente, la modifica di deliberazione dell'Assemblea Capitolina la 39 del 2014, che tratta appunto regolamento in materia di canone e occupazione del suolo pubblico, quindi la COSAP. Propone quindi l'introduzione all'elenco delle occupazioni per le quali il canone non è dovuto e precisamente l'articolo 19,1, la lettera U, che prevede i manufatti per la sosta delle biciclette di proprietà private ad uso pubblico. È stata discussa in commissione ed è stato espresso parere favorevole. Volevo fare solo tre piccole premesse. La mobilità è un diritto tutelato dalla Costituzione, articolo 16, dalla CEDU, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Volevo inoltre ricordare che nelle linee programmatiche del Movimento 5 Stelle 2016-2021 di Roma Capitale è previsto lo sviluppo di ogni infrastruttura che possa favorire la mobilità sulle due ruote, a partire dalla predisposizione degli stalli di sosta per le bici, soprattutto in prossimità delle stazioni della metropolitana e capolinea degli autobus. Secondo quanto citato nel libro verde della Commissione europea del 25 settembre 2007, si deve promuovere una nuova cultura della mobilità urbana, promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Prevedere manufatti di sosta nella nostra città favorisce la diffusione dell'utilizzo delle due ruote, oltre a rappresentare il complemento agli interventi previsti per la realizzazione della rete ciclabile. Infatti l'esiguità, o peggio, l'assenza di spazi adeguati per il parcheggio delle biciclette scoraggia sia i cittadini che ne fanno uso che quelli che potrebbero invece essere disponibili. L'amministrazione capitolina sta già avviando ciò che è previsto nelle linee programmatiche. La Giunta capitolina ha approvato una memoria del 17/10/2016 che contiene le linee fondamentali per elaborare il piano urbano della mobilità sostenibile, che noi chiameremo PUMS. Due i livelli di azione, come illustrati in una nota del Campidoglio. Sul breve e medio periodo, il ripristino nelle infrastrutture del trasporto di standard di qualità adeguati. Numero due, su un orizzonte temporale più ampio, progetti strategici che dovranno coinvolgere la Regione e Governo per definire un nuovo modello di mobilità a base di sistemi leggeri. Coerentemente con le indicazioni che provengono dall'Europa, Piano d'azione sulla mobilità urbana 2009, Libro bianco sui trasporti 2011 e con la relativa forte richiesta di promuovere la mobilità integrata e sostenibile, con il PUMS l'amministrazione capitolina vuole puntare al massimo coinvolgimento dei cittadini, disegnando un modello organico di mobilità in ogni ambito: trasporto pubblico, strade, parcheggi di interscambio, tecnologie, parco veicoli, mobility manager, controllo e regolazione del traffico, informazione all'utenza, logistica, riorganizzazione delle consegne di merci. In base al documento europeo inerente al piano di mobilità urbano sostenibile, il PUMS dovrà mettere in piedi un sistema di trasporti urbani in grado di conseguire almeno questi obiettivi, garantire a tutti i cittadini i mezzi in grado di raggiungere destinazioni e servizi chiave. Più sicurezza, meno inquinamento atmosferico-acustico, minori consumi energetici, più efficienza ed economicità del trasporto, contribuire a migliorare l'attrattività del territorio e la qualità dell'ambiente urbano. L'obiettivo è dotare la città di un sistema di mobilità competitivo con le altre capitali europee. Quindi quello che viene richiesto da aggiungere nell'articolo 19 è proprio di appunto prevedere questi stalli per dare la possibilità a chi fa uso delle due ruote a non sentirsi scoraggiato, quindi poter usufruire delle strade, delle vie della città senza limitazioni. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, intanto colgo l'occasione, dal momento che ci sto, e magari prima non ho potuto dirlo, è ringraziare, so che fa parte del nostro dovere, però comunque è fondamentale ringraziare quelle persone che sono rimaste, nonostante tutto, a volte magari si va contro anche delle linee partitiche, no? E quello che mi fa che mi dà più soddisfazione personalmente è vedere che comunque spesso e volentieri forse cerchiamo a volte anche di scordare determinate cose, però è fondamentale dirlo che la politica è fatta di persone, e questa nella prova, perché se una parte di Fratelli d'Italia in questo momento è qui, vuol dire che le persone fanno la differenza nella politica. Detto questo,
e ringrazio, e non solo, volevo sottolineare anche per la prossima volta di notare che a volte non bisogna aggrapparsi sugli specchi per trovare una giustificazione, perché spesso e volentieri in tutte le situazioni che noi abbiamo fatto è questo, però non mi voglio dilungare su altre cose, voglio andare nell'atto stesso. Perfetto, quindi comunque vabbè, ringrazio coloro che sono rimasti per lavorare veramente su atti concreti. E volevo aggiungere a quello che ha già detto la Presidente che questo è un impulso che viene dopo il primo impulso che è stato dato dall'altra commissione, cioè ovvero quello di mettere comunque, di andare sotto una linea che era quella del ciclabilità, quindi anche sul discorso inizialmente noi avevamo fatto tempo fa quello sulle rastrelliere fuori per, dentro i condomini, no? Perché noi stiamo andando di fatto verso questa tipologia, e ai livelli commerciali ovviamente noi dobbiamo pensare che quello che prima magari era considerato, faccio un esempio, un affitto magari di biciclette, che magari poteva essere solamente compreso in una situazione magari più centrale, quindi in una centralità, quindi parliamo del primo e secondo municipio, dobbiamo cominciare a ragionare sotto questi punti, quindi anche in funzione del fatto che stiamo andando verso quel sistema, dobbiamo capire che probabilmente domani avremo e speriamo di avere comunque gente che magari affitta biciclette anche sul nostro territorio, no? Che è cosa che magari prima, ripeto, si faceva più sulle parti centrali. Noi siamo qui al settimo e dobbiamo anche incrementare questa cosa, perché abbiamo un grande paesaggio archeologico, quindi parliamo di tutto il discorso di San Policarpo, anche tutto il discorso della Caffarella, insomma, che è, diciamo, diciamo abbiamo una culturalità, diciamo così, lo so, mi perdoni se la parola non è delle più adeguate, diciamo un grado, diciamo, di cerchiamo di dare quel quibus in più per alla fine portare comunque le persone ad andare più su un mezzo alternativo di mobilità. Quindi siccome abbiamo dato già quell'indirizzo e l'abbiamo fatto in quest'aula, stiamo cercando di regolarlo anche sotto il profilo commerciale, quindi nel caso in cui le persone volessero fare questa cosa ovviamente devono pagare la cosa, questo è ovvio, come attività commerciale. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, due brevissimi pensieri. Uno è quello che, mentre sentivo l'intervento, ovviamente mi ricordavo della delibera che noi abbiamo approvato tempo fa, insomma, riferita all'occupazione della COSAP, per consenso pubblico, ma anche all'interno per quanto riguarda i condomini, per prevedere appunto la possibilità degli spazi per chi volesse, no, istituire delle rastrelliere e quindi facilitare la possibilità dell'utilizzo delle biciclette. E lì non era tanto la richiesta di volontà quanto, diciamo, una indicazione perentoria di prevedere all'interno di ogni condominio, no, uno spazio per. E per quanto mi riguarda, e mi ricordo, insomma, mi astenei da questa in questa votazione perché non avevo certezza della facilità con cui si potesse mettere in piedi questo procedimento. Per cui dal punto di vista urbanistico mi dava delle perplessità anche per quanto riguarda gli standard urbanistici, e modificare uno standard urbanistico
riferito quindi a parcheggi e quant'altro non è o a verde non è facile, però l'astensione era perché era lodevole, diciamo, l'iniziativa, e non mi dava certezza, per quanto mi riguarda, certezza amministrativa. Adesso questo ulteriore passaggio lo vedo un po' più chiaro, nel senso che non so dove prevedere questa installazione, queste rastrelliere, dove poterle mettere, in quali spazi, ovviamente pubblici, ma in quali spazi che non vadano a modificare i parcheggi. Però dico, per quanto riguarda questo, insomma, se c'è sta la possibilità di identificare, no? E quindi di poter utilizzare, di fare anche un'attività, come si diceva prima, perché il municipio si presta, anche è vero che stiamo ragionando in commissione cultura di qualcosa di ben più ampio, ma è quella cosa che si innescherebbe, no? E permetterebbe la visita più ampia di questo nostro municipio, dove all'interno ci sono ben due parchi di notevole importanza, ma quello di acquedotti e quello di Caffarello e altre cose. Quindi questa è una cosa più, questa modifica è più sostenibile, in quanto non dobbiamo andare a scontrarci con il privato, quindi è su base pubblica, su area pubblica, e quindi io penso che sia intelligente. Anche perché se dovessi votare al contrario ci avrei contro tutti i biciclettisti, i biciclettari, tutti quelli che la utilizzano, quindi non voglio avere sto peso sulla coscienza, anche se io non amo, l'amavo la bicicletta, poi l'ho lasciata perché era faticosissima per me, però penso che chi ha la possibilità e la voglia debba poter, insomma, poterla utilizzare, e quindi se si prevede questo passaggio penso che qualcuno si inventa, esatto, per la cosa, quindi se riusciamo a dare questo sollievo, no? Si inventa qualche iniziativa. Quindi come Fratello d'Italia posso essere disponibile, grazie. Consigliere Toti. Sì, penso che a parte, ne abbiamo parlato stamattina anche in commissione mobilità, rispetto appunto alla mobilità romana e all'uso anche della bicicletta, che senz'altro va incentivato, non soltanto il discorso della bicicletta, anche un servizio pubblico che funzioni e tante altre belle cose. Perciò diciamo che rispetto alla bicicletta bisogna cercare assolutamente di trovare incentivi e anche regolamentazioni rispetto. Ecco, questa è una praticamente oggi andiamo a provare una cosa che parla, ecco, di regolamentare questo. Perciò sull'uso e sul sviluppo dell'uso della bicicletta io penso che tutti quanti siamo d'accordo. Regolamentare anche gli stalli, io penso anche questo dal punto di vista commerciale sia importante, perciò io penso che ci sia poco da parlare rispetto a questo, se non condividere questa risoluzione che andiamo a provare, questa delibera, questo parere. Qualcuno vuole Sì, ci sono altri interventi. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, con questa delibera si chiede un'esenzione totale del canone dovuto per gli stalli per le biciclette, i manufatti, diciamo, per le biciclette, per il parcheggio delle biciclette private. Quest'atto sposa perfettamente, questa richiesta di modifica sposa perfettamente quello che è il nostro programma a tutti i livelli, da quello nazionale a quello comunale fino ad arrivare a quello municipale, dove nel paragrafo, mi riferisco a quest'ultimo, della mobilità e trasporti, noi in maniera diciamo approfondita, tra le nostre
diciamo, idee per, questa, per questo municipio, chiedevamo una riduzione dello spazio occupato dalle auto in movimento e in sosta, con incremento delle isole pedonali e ridisegno dello spazio pubblico a favore di pedoni e ciclisti. Questo lo chiedeva il Movimento 5 Stelle del settimo municipio, diciamo, questo era uno dei nostri obiettivi all'interno del programma. Quindi questa idea di modifica all'interno di una delibera comunale non può che essere assolutamente, trovarci assolutamente favorevoli in tutto e per tutto, e non poteva arrivare se non dal Movimento 5 Stelle, che ha sempre considerato la mobilità dolce e alternativa prioritaria rispetto ad ogni altro tipo di mobilità. Grazie. Altri interventi? Non mi sembra ci siano altri interventi. Consigliera Triputi? Allora, se questo è il suo e quello di chiusura, poi non ce ne saranno altri. Okay. Grazie Presidente. Volevo solo fare una piccola riflessione insieme a voi. Bisogna ammettere che il tema della mobilità sostenibile in questi ultimi anni sta cominciando, diciamo, a prendere piede, ad avere più rilevanza, ed è, diciamo, spesso oggetto di parecchi dibattiti, perché poi ovviamente c'è chi ancora schiavo della macchina non condivide, diciamo, la scelta, no, della mobilità leggera. Però dobbiamo anche riflettere su tre problematiche che noi oggi stiamo affrontando, e stiamo affrontando anche da parecchio tempo. Allora, il primo, sempre a causa appunto del traffico cittadino, è un problema economico in termini di consumo di risorse non reintegrabili. Quindi stamattina credo mi è capitato di entrare in commissione mobilità e c'era appunto l'assessore Pierfranceschi che stava dicendo che a livello proprio economico ogni cittadino spende più di 1.000 euro, no? Tra carburante, considerando, che ne so, l'assicurazione, eccetera. Quindi già anche in termine economico, voglio dire, anche quando effettivamente l'autovettura non è così fondamentale, no? Visto e considerato che viviamo in una città dove comunque è possibile muoverci e con il trasporto pubblico, e potremmo avere la possibilità di muoverci con le biciclette. Altro problema da non trascurare è quello ambientale, perché genera effetti negativi in termini di emissioni inquinanti, con ripercussioni sulla salute del pianeta e della popolazione. Altro problema è quello sociale, perché incide gravemente sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei cittadini. Per contrastare tutto questo occorre stimolare quindi una politica basata su obiettivi condivisi da raggiungere sul territorio, in cui tutti i soggetti coinvolti, quali ad esempio pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed imprese, possano contribuire all'utilizzo efficiente delle risorse e degli strumenti per aumentare l'efficacia degli interventi da realizzare. Anche i cittadini devono essere coinvolti e sensibilizzati attraverso proposte alternative volte a stimolare la consapevolezza di scelte più opportune nel muoversi in città e la diffusione di una vera e propria cultura della mobilità sostenibile, dunque un'opportunità di cambiamenti di stile di vita. Questa modifica della delibera 39 del 2014 è il passo necessario per procedere alla realizzazione del progetto dell'attuale amministrazione capitolina, e direi anche del nostro municipio, visto che comunque, come poc'anzi ha accennato il consigliere che mi ha preceduto, faceva parte anche del nostro programma. Concludo dicendo quello che noi stiamo cercando con l'approvazione appunto di questa modifica, stiamo cercando di dare uno stimolo alla cittadinanza proprio per effettuare veramente un cambio di stile di vita, cioè cercare di favorire molto di più l'impiego della bicicletta e lasciare magari parcheggiata la macchina, in modo che possiamo anche in un certo qual modo rendere più fruibile non solo le nostre strade,
ma sicuramente cercare anche di tutelare quello che è la salute e quindi la vivibilità di ognuno di noi. Grazie. Allora. Ah, ok. Allora, passerei, ci sono ancora interventi? No. Ah, già è vero, perché era l'ultimo e della relatrice iniziale, quindi dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? No, preso per sfinimento. Ci sono dichiarazioni di voto, allora passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli all'espressione di parere che dice favorevole? Contrario? Niente, astenuto. Guido, astenuto. No. Allora, passa anche questa all'unanimità con 14 votanti. Ci sono. Benissimo. Abbiamo chiuso qui la seduta. Si conclude. Sì. Allora, chiude alle ore, chiedono le ore. Sì, alle 15, alle 16:58. 17.